Ciao a tutti e bentornati sulla piattaforma e-learning della colorazione haircolorguys.com. Per il tutorial tecnico di oggi ho scelto un caso di colorazione molto interessante per almeno due motivi. Il primo è che si tratta di un caso molto frequente nei saloni. Il secondo è che quel caso permette al colorista di dare un elevato valore aggiunto al servizio colore e quindi un motivo in più per fidelizzare la cliente al salone. Siete pronti? Si parte! Ecco il nostro caso. Una ricrescita naturale di circa 15 cm di altezza di tono 6 biondo scuro, mentre le lunghezze punte, schiarite da colpi di sole, sono di altezza di tono 9 biondo molto chiaro. L'obiettivo è creare un biondo ramato dorato, dando rilievo e dimensione al colore grazie ad un degradé di riflessi e contrasti. Dal punto di vista tecnico, schiariremo pertanto di due toni la base naturale in modo non uniforme con la tecnica di colpi di sole e, contemporaneamente, tonalizzeremo e scurremo le lunghezze punte chiare. Al fine di incrementare il rilievo del colore, schiariremo infine ulteriormente alcune ciocche sulle lunghezze. Consultiamo ora l'applicazione web Hair Color Formulator per individuare al meglio le miscele colore. Per ottenere un 8CG 8,34 biondo chiaro dorato ramato da un'altezza di tono naturale 6 biondo scuro, Hair Color Formulator consiglia di utilizzare metà di 8CG 8,34 più metà di 8,3 con ossigeno a 20 volumi. In questo caso è in effetti consigliato di miscelare un dorato alla nuance 8CG 8,34 al fine di non sovraesporre i pigmenti sottogiacenti aranci gialli esposti durante la schiaritura del colore naturale 6 biondo scuro. Per ottenere un 8CG 8,34 biondo dorato ramato da un'altezza di tono 9 biondo molto chiaro, è invece consigliato miscelare 8CG 8,34 con 5% di additivo dorato con ossigeno a 10 volumi. L'additivo dorato permette in questo caso di compensare la scarsa quantità di pigmento dorato del colore sbiadito delle punte. Sui primi 5 cm di radice naturale applico la miscela 8G 8,3 più 8CG 8,34 a 20 volumi. Oltre i 5 cm dove la cheratina è più dura e resistente applico la stessa miscela ma con un ossidante a 30 volumi. Per tonalizzare le zone chiare e compensare l'assenza di pigmento caldo, applico invece un 8CG 8,34 più 5% di additivo dorato con ossidante a 10 volumi. All'altezza dell'osso occipitale applico ora un velo di schiarente a 20 volumi. Il colore giallo dello schiarente è dovuto alla presenza di un colorante che accentua il pigmento sottogiacente arancio-giallo esposto nel processo di schiaritura. La presenza di questo velo chiaro, dorato, crea luce e di conseguenza dà dimensione e rilievo al colore. D'ora in avanti alternerò due sezioni con il colore e una sezione con lo schiarente. Ecco, dopo la seconda sezione con la miscela 8G 8,3 più 8CG 8,34, alterno ora con una sezione chiara
ma a differenza della prima, utilizzo questa volta uno schiarente blu a 10 volumi al fine di ottenere una sfumatura bionda beige per contrastare il biondo chiaro dorato dello schiarente giallo. Il colore blu di questo schiarente consente in effetti di neutralizzare il pigmento sottogiacente arancio-giallo ed ottenere così un biondo più freddo, quale beige. D'ora in avanti alternerò due sezioni colorate e una sezione con lo schiarente giallo, poi due sezioni colorate e una sezione con lo schiarente blu. Ed ecco il risultato, un colore caldo, estremamente naturale, dei gradi nei riflessi e nei contrasti.